Buongiorno a tutti, ben ritrovati e ben trovata a Margherita Forconi. Ciao. Ciao. Allora, Margherita Forconi, vedete, è giovanissima, 21 anni, studentessa universitaria, marchigiana, però trapiantata in Veneto attualmente, e quindi, insomma, già parecchi cambiamenti da quello che è la vita, no, di un ragazzo, un adolescente che comunque chiude un ciclo di studi superiori e si avvia all'università. C'è da dire che questo probabilmente è un passaggio già di cui si tiene poco conto da adulti, però è un passaggio molto importante. Ci ho detto, però, Margherita è qui per raccontarci un po' la sua esperienza e per presentarci due libri. Tra l'altro molto densi di significato, poi li scopriremo insieme, cioè Ora che siamo soli e dove crescono i papaveri. Io sono veramente molto incuriosita perché Margherita è una persona particolare, che ha avuto un'esperienza anche particolare, però è qui con noi per raccontarci un po' anche quello che i giovani sottolineano post-Covid. Com'è stato questo periodo? È stato sicuramente molto psichedelico, visto la stranezza di stare sempre chiusi in casa e fare sempre quello come se fossimo dei piccoli criceti, però sicuramente ha influenzato nella formazione di molti giovani che stavano crescendo in quel periodo e che di fronte a una normalità che prevede un'interazione con soggetti della stessa età o soggetti più grandi, soggetti più piccoli, e quindi una formazione della personalità tramite il confronto con l'altro, si sono ritrovati invece da soli con i propri mostri e ad alimentarsi le proprie stesse convinzioni, anche se sbagliate. Tu parli di mostri e subito richiami l'attenzione su qualcosa che ha a che fare con l'emotività, però non è un termine che un ragazzo di 21 anni probabilmente adopera. Come mai parli di questo? Probabilmente perché ho una formazione classica, di conseguenza di mostri, di demoni, ne studio abbastanza. E poi mi piace molto l'idea che, cioè perché parlare di salute mentale e metaforizzarla con il termine mostro significa in qualche modo togliersi la colpa o comunque non far sì che la malattia sia parte di te, ma è comunque qualcosa di esterno che ti attacca. E soprattutto in certi casi togliere la colpa è fondamentale per la guarigione. Assolutamente sì, direi che queste sono magari concezioni, pensieri che possono derivare da un lungo percorso e quindi forse appartengono di più a un'età adulta. E io ogni volta che parlo con Margherita scopro in realtà che dietro un apparente ventunenne c'è già una testa, una formazione, un'emotività di una persona molto più grande. Tu ti senti così, cioè ti senti effettivamente un po' diversa da quello che sono gli altri? Non voglio fare, insomma, un discorso strano, cioè nel senso che però rilevo questa cosa qui. Cioè, in realtà io mi sento vecchia nel senso che mi prendono in giro per il fatto che vado a dormire alle 9:30 di sera, però a parte questo, diciamo che mi sono circondata di persone che sono altrettanto introspettive, altrettanto mature, quindi questo non mi fa sentire un pesce fuori d'acqua, ecco. Bene, questa è un'ottima cosa. Detto questo, però, e quindi diciamo entrando un po' nel vivo di questa questione, io volevo capire, tu hai scritto due libri, dicevo, molto impegnativi. Adesso li analizziamo uno dopo l'altro. Il primo è Ora che siamo soli. Di che parla? Allora, ai boomer la racconto sempre come una storia d'amicizia, in realtà non è una Grazie, storia grazie, carina d'amicizia. sei, eh? Vabbè, l'accetto. No, perché almeno non c'è l'impatto immediato, quindi sì, è una storia d'amicizia, tranquilli, va tutto bene. Ma in realtà diciamo, è un flusso di coscienza, non molto alla Joyce, un po' più terra-terra, però
un flusso di coscienza che si perde tra ricordi del passato e del presente, a ricostruire un'amicizia che non c'è più e a ricostruire un dolore che altrimenti non trova spiegazione se non messo per iscritto. Quindi Ok. la mia storia è la storia di una mia amica che si è tolta la vita. E hai sentito questa esigenza di scrivere di lei, di scrivere di questo rapporto? Sì, perché io ho sempre scritto, cioè lo so che sembra un po' un cliché, tipo, ah sì, gli scrittori scrivono fin da piccoli, però è vero, io ho sempre scritto, anzi facevo fumetti più che scrivere. E io ho scritto sempre di qualcosa di macabro, quindi questa non è stata qualcosa di strano il scrivere questo libro, però sì, sempre penso che ognuno di noi abbia una via d'uscita creativa che ci permette di respirare, ho scoperto che la mia è la scrittura. Il fatto di scrivere questa storia su un'amica che ora non c'è più, come ti ha fatto sentire? Come ti fa sentire oggi? Cioè, io penso che tutti noi, quando perdiamo una persona, i primi momenti del lutto sono sempre un tentativo di ricostruire quella persona nella paura che venga persa. E, quindi per me l'averlo scritto è stato come dire, ok, io non ho più paura che lei smetta di esistere per me, perché io l'ho ricostruita, cioè, ho ricostruito almeno in parte lei e quindi io l'avrò per sempre. Senti, questo libro naturalmente è stato scritto da te sempre nella concomitanza dell'emergenza sanitaria di cui parlavamo prima, cioè quanto pensi che queste cose possano aver inciso magari nella mente e nell'emotività di persone un po' più fragili? Io sono molto combattuta tra il dire che abbia influito, perché probabilmente ha influito, però c'è anche questa parte di me che pensa che non sia tanto l'influenza della quarantena, quanto la consapevolezza della salute mentale che è venuta dopo la quarantena. E quindi una specie di, come se il Covid avesse aperto il vaso di Pandora e si fossero scoperti tutti gli altarini che c'erano nella società, quindi si fosse svelata la finzione. Sono un po' combattuta tra queste due visioni. Che comunque ci stanno entrambe. Credi che gli adulti non abbiano ben capito in questo senso? Perché voglio dire, alla fine le due cose si parificano, no? In questo ambito. Credi che gli adulti non abbiano capito le problematiche, i dolori che vivevano i giovani in quel momento e della tua amica in maniera particolare? Io sto, diciamo che nel nuovo progetto che sto seguendo c'è proprio questa conversazione tra un adulto e una ragazza e proprio l'adulto recrimina la ragazza il fatto che, cioè, che i nuovi giovani siano spenti e che non riescono a venire più capiti. E la risposta della ragazza è perché dovremmo essere noi quelli sbagliati e non la vostra generazione e se anche voi vi sentivate non compresi, perché non dovremmo sentirci compresi? Quindi non lo so, secondo me è come se viaggiassimo su livelli di conversazioni diverse, come se parlassimo lingue diverse, quindi io faccio molto fatica a capire il ruolo degli adulti nel dolore dei giovani. Sì, c'è anche da dire che questo scarto generazionale si è sempre percepito, cioè i giovani hanno sempre visto come boomer, anche se questi termini non c'erano, no? Le persone più adulte. Quindi, come dire, qual è la novità secondo te? Che cosa c'è veramente oggi che un adulto non comprende? Forse una più sfrontata sincerità, una sfrontata sincerità unita al fatto che mentre la generazione dei miei genitori, quando è nata, sapeva già di avere un futuro, il nostro è molto più labile, perché noi tutti i giorni magari andiamo all'università consapevoli del fatto che probabilmente non troveremo lavoro, che probabilmente scoppierà la terza guerra mondiale, che probabilmente finirà l'acqua, probabilmente dovremo andare al nord. Quindi non lo so, cioè è come se a noi ci avessero un po' tagliato l'American Dream, insomma. Che comunque voglio dire, per come stanno gli messi gli americani adesso, insomma, parliamo solo di sogno americano, non tanto di America.
nel senso, no? Di polo di libertà. Ma detto questo, allora adesso entriamo un attimo anche in quello che sei tu, così magari ti conosciamo meglio, no? Tu hai scelto lettere antiche, che voglio dire, per essere che tu dici uno pensa al futuro, una cosa futuribile, sembra forse una scelta in controtendenza. Com'è che hai scelto questa facoltà? In realtà la mia scelta iniziale era molto più pratica, cioè io volevo fare scienze gastronomiche o tecnologie alimentari, quindi un mondo che in fondo il lavoro lo trovi per questioni, diciamo, di bisogno. Tu dici tanto prima o poi però bisogna sedersi a tavola e quindi insomma, ok. esatto. Però io ho scelto lettere antiche quando è morta questa mia amica, perché ho detto: la vita è talmente tanto sfuggente, rarefatta, che noi possiamo anche pensare di fare università che ci piace sì e no per un futuro che forse, non so, cioè noi, mi sono resa conto che fondamentalmente io potrei uscire oggi, prendere la bici, una macchina potrebbe prendermi sotto e io sarei morta. E avrei vissuto una parte della mia vita a fare cose che non mi piacevano. E quindi mi sono detta, sai che c'è? Facciamo qualcosa che mi piace veramente e poi si vedrà. Cioè, non è che io non lo schifo un lavoro come cassiera, nel senso, se devo campare lo farò. Però che almeno io viva la vita scegliendomela e non subendola. Questa consapevolezza che uno normalmente arriva ad avercela da boomer, come dicevi tu, cioè intorno ai 50 anni ci sta forse, però la guarda, diciamo, con un occhio verso il passato, immalinconito, e dice: ah, però quasi quasi avessi fatto e allora adesso avrei. Invece è bene avercela subito, insomma, a 20 anni avere le idee chiare su quello che uno vuole fare è una buona cosa. Quanti giovani, quanti amici tuoi credi che siano in questa stessa situazione? Io non sono un buon campione perché Perché ti continuo, scegli cioè tutti io e la mia. amici che sono introspettivi, però. No, nel senso che la mia coinquilina, la ragazza che mi ha prestato il computer oggi, lei fa lettere antiche come me e io e lei puntualmente diciamo: ma tanto chi fa lettere lo sa che diventerà disoccupato. Noi lo accettiamo lo stesso. Quindi non lo so, cioè io conosco tutte le persone che facendo facoltà che non sono utili, ne sono consapevoli, punto fine, e si godono il viaggio. Bello, bellissima questa cosa, si godono il viaggio. Tra l'altro, tu un giorno mi hai detto anche una frase sul perché bisogna studiare lettere antiche. Sì, perché l'essere umano è sempre uguale a se stesso. E soprattutto l'essere umano è sempre talmente tanto spugnoso e ambivalente che è una cosa che potrebbe scrivere una persona 2000 anni fa, uno potrebbe comunque sempre leggerla in chiave moderna. E nel mio particolare caso è stato Edipo Re, che lui è, più o meno la storia, no, è abbastanza nota a tutti, è la stessa del complesso di Edipo, no, di Freud. Però lui finisce con l'accecarsi, no, per punirsi del fatto che ha compiuto una colpa oggettivamente imputabile, soggettivamente non imputabile. E io lessi questo saggio in cui dicevano: ah sì, il gesto più eroico, ciò che fa di Edipo un eroe, è proprio il fatto che lui si sia accecato. Bene, io ho scritto un mini saggio di 5 facciate in cui spiegavo alla mia professoressa perché quello di Edipo fosse un gesto autolesionista e non fosse giusto attribuirgli l'eroismo per quello. A proposito dell'autolesionismo, che cosa significa questa cosa? Vuoi spiegare questa problematica che comunque appartiene a tanti giovani? Ah, in realtà sono poco esperta dell'autolesionismo in età adolescenziali della serie medie, insomma, di quello so veramente poco. Però so in generale che l'autolesionismo è frutto di cause talmente tanto diverse e di motivi talmente tanto diversi che io non potrei esprimermi se non su due tipologie di autolesionismo. Cioè, io conosco soltanto l'autolesionismo che si fa per una punizione completamente
legata a sé, cioè nel senso una punizione che prescinde dall'essere visti o dall'essere aiutati, proprio io devo punirmi, questa esigenza. E spesso l'autolesionismo in questo genere non si fa vedere. Invece c'è un altro tipo di autolesionismo che si fa perché non si riescono a controllare le proprie emozioni, quindi si hanno emozioni talmente tanto esagerate, e in questo caso parliamo di spesso, o comunque il caso che conosco io, parliamo di disturbo borderline, quindi emozioni talmente tanto altalenanti, talmente tanto esagerate, che il farsi del male è come se fosse un tentativo di compensare tutto questo, ovviamente un tentativo che porta a stare sempre peggio, però un tentativo disperato. Anche in Ce ne questo sarebbe anche un caso, altro in realtà. certo, anche in questo caso però ci sono tanti ragazzi. Ora, non parliamo dei ragazzini piccoli, quelli delle scuole medie, parliamo però di adolescenti, parliamo comunque di gente che è alle scuole superiori. Quindi voglio dire una fascia di età molto molto giovane. Anche in questo caso, voglio dire, è un segnale di richiesta di aiuto, che i ragazzi rivolgono ai propri genitori o agli adulti in generale, secondo te? Dipende da persona a persona, ma di solito, cioè, per quelli che ho conosciuto io, non era proprio esplicitamente una richiesta di aiuto. Poi ci sono persone che lo fanno come, diciamo, tentativo implicito di richiesta di aiuto, e non ho capito per quale ragione chi lo fa per questo motivo viene molto stigmatizzato, cioè della serie lo fai soltanto per attirare attenzione. Ma se uno arriva a tagliarsi per attirare attenzione, io non so quanto stia bene, ecco. No, Quindi. esatto, no, sicuramente sta vivendo una situazione molto difficile. Dove crescono i papaveri è il tuo secondo libro, anche questo un libro, insomma, di un certo spessore. Di che parliamo qui? Questo è un romanzo e parla di quattro donne. La prima si chiama Maria e ha perso un figlio suicida. Ovviamente Maria richiama la madre di Cristo come nome, ed è voluto perché all'interno della sua narrazione ci sono vari richiami al Vangelo e alla buona novella di Fabrizio André. E poi la seconda si chiama Lucia ed è una terapeuta che ha perso la sua nonna, la nonna che l'ha cresciuta. Poi c'è questa ragazza che fa l'università, che ha perso il suo migliore amico in un incidente stradale, che in generale non riesce più ad andare avanti. Quindi ho tentato anche un po' di introdurre la tematica del sentirsi inadeguati all'università, sentirsi, sì, voler tornare indietro, ecco. E infine Bianca è una ragazza di 17enne che all'inizio del libro tenta di togliersi la vita. Allora, ovviamente anche questo, dicevo, è un libro che ha un certo spessore, perché comunque sono sempre casi limite, sono sempre casi di una emotività non compresa, non capita, c'è, per forza comunque un intento di distruzione, ma anche di rinascita. Sì. Diciamo che quello che cerco di trasmettere sempre, o almeno ci provo con la mia scrittura, è la speranza. Quindi che comunque i papaveri possano comunque fiorire, che qualcosa di bello possa venire fuori anche dal dolore più brutto. La mia professoressa di italiano, quando facevo le superiori, nelle email che ci scambiavamo quando io stavo particolarmente male, lei mi ha dato questa frase che io ce l'ho scritta di fronte a me in questo momento, che è Turning darkness into the light, quindi cambiare, cioè trasformare l'oscurità in luce, che è quello che spero di riuscire a fare con le mie storie, quindi dare speranza anche quando l'inizio è molto catastrofico, ecco. Beh, perché comunque quando si è nel buio è difficile pensare alla luce, no? Sì, io non. Dei ricordi che ho, che poi tra l'altro è molto divertente quando si sta male, quando si è depressi, perché tendi a togliere qualunque ricordo. Quindi ho pochissimi ricordi del mio passato.
Però se c'è una scena che mi ricordo molto bene, questa sensazione, cioè che ero distesa nel letto, questa sensazione di non vedere una via d'uscita, che penso che sia la cosa più annientatrice, un pensiero che proprio ti annichilisce. Credi che il fatto di avere questa emotività così prorompente sia proprio questa anche, se vuoi, la tua prima peculiarità, il fatto che ti ha permesso di scrivere due cose, due libri, ma anche no, di essere così sempre attenta alle cose che ti arrivano, a questi stimoli creativi. Cioè, credi che ci sia un aspetto paradossalmente utile, passami questo termine, assolutamente tra virgolette, in quello che è una emotività dirompente nella propria creatività? Se mi ricordo la conversazione che ho avuto con il mio allenatore quando stavo molto molto male, e vabbè, lui dopo allenamento mi faceva un minimo di seduta di consultorio, ecco. Nel senso io ovviamente sono stata seguita, sono tuttora seguita, ma lui, cioè una figura esterna al terapeuta è sempre molto caldeggiata, insomma. Diciamo che lui una volta, io gli ho chiesto, ma tu capisci perché io sono così, cioè qual è il mio problema? E lui mi ha risposto, è semplicemente che tu senti più degli altri, cioè ti riecheggia tutto più degli altri. Io l'ho vista come qualcosa di particolarmente nobilitante. Ad oggi conosco persone che sono ancora più emotive di me, quindi non mi sento così strana o così geniale, mettiamola così, non mi sono mai sentita geniale in tutta la mia vita. Però ammetto che ogni tanto la mia emotività comincia a pesare, ma si va avanti, ecco. E poi magari ci saranno gli adulti, quelli che ti dicono: ma no, ma dai, ma vivi con leggerezza, che sei giovane, no? Perché noi adulti certe volte sfioriamo veramente la banalità più sconcertante. Quindi uno dice: vabbè, ma divertiti, ma fai delle cose che ti riempiano, ma no? Quante volte avrai sentito questi discorsi? Mia madre una volta mi ha detto: ah, ma tu la teoria la sai tanto bene, ma perché non stai bene? Io ho fatto: brava mamma, scrivilo sulla mia bara, la teoria la No. sapeva. Vabbè. Allora, io ovviamente tu lo sai, insomma, ho sicuramente avuto una forte e improvvisa attrazione per Margherita Forconi e credo che, insomma, chi ci guarda la penserà nello stesso modo, perché trovare ragazze così particolari, ma anche di un'intelligenza vivace, è veramente molto difficile. È anche vero che noi boomer a contatto con i ragazzi ci stiamo poco e quindi forse è anche una sorta di mea culpa da fare. Ora che siamo soli e Dove crescono i papaveri sono i due libri di Margherita Forconi, che è stata qui molto carinamente, non tanto per promuovere questi, ma quanto per raccontarci la sua esperienza e anche l'esperienza, insomma, dei ragazzi della sua età. Ti ringrazio tantissimo, ottimo lavoro, buono studio e mi raccomando, in gamba. Ciao. Grazie. Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore.